quest'anno con gli amici degli Spiazze e Comune di Gromo abbiamo deciso di organizzare questa gara di ski roll, una gara promozionale per far conoscere anche il nostro paese d'estate, che è un paese ricco sul territorio e ci permette anche di fare allenare i nostri ragazzi e mettersi a confronto con atleti di alto livello, atleti che vincono le Coppe del Mondo come Pellegrino e De Fabiani. Una prima edizione che è stata un po' un test come per le gare di fondo, sembra che tutto stia andando per il verso giusto, gli atleti dicono che il percorso è un percorso molto duro, sicuramente la giornata di oggi con questo sole l'ha reso ancora più duro. La gara è stata una bella manifestazione, è la prima edizione, siamo felici che hanno organizzato questa gara sia per noi della provincia di Bergamo, poi abbiamo avuto la partecipazione di due campioni come Federico Pellegrino e De Fabiani, quindi hanno dato ancora più valore alla gara. Io sono contento della mia gara perché stare davanti a due campioni come loro capita poche volte. Sono soddisfatto e mi sto preparando per i prossimi impegni che verranno nella Coppa del Mondo di Ski Roll settimana prossima. Faccio i complimenti ai miei rivali comunque che hanno reso onore alla mia vittoria, è stata una gara veramente combattuta, poi sui 7 km, 25 minuti di gara dalla partenza all'arrivo non c'è stato un attimo di respiro, complimenti a tutti. Una bella manifestazione, finalmente sono gli ultimi anni di carriera, una gara qua in casa, questa salita si presta per fare una gran gara di ski roll, poi c'erano anche i grandi campioni, sono soddisfatto del mio quarto posto, nonostante i miei 35 anni sono ancora lì che lotto con loro, perciò va bene. Quest'anno parto ancora con le prime gare di Coppa Italia, cerco di andare forte per potermi qualificare per gare più importanti e poi qualunque risultato va bene. Quello in questi anni ho dato tutto il meglio di me, qualcosa ho fatto, adesso quello che viene è tutto di più. Siamo appena ai primi di luglio, il caldo si è fatto sentire, non sono le nostre temperature con la neve, però è stata una bellissima gara, come sempre qua nella Bergamasca le manifestazioni sportive, soprattutto quelle per gli appassionati di sci di fondo, sono organizzate al meglio. È stato bello, una bella sfida come sempre fondo ski roll. Oggi ha avuto la meglio Bonaldi che andava veramente forte, peccato per Defa che ha rotto un bastone, se no poteva essere lui il nostro cavallo. Però ripeto, è stata una bella occasione per trovare gli amici qui di Gromo, soprattutto Renato Pasini, ex compagno di squadra, e è stato veramente bello. È stata una gara molto tirata fin dall'inizio, Bonaldi è partito fortissimo, difatti poi è riuscito a vincere e noi dietro continuavamo tira e molla, chi saltava, chi riusciva a tenere e sono rimasto alla fine con Pellegrino, poi ovviamente si sale sui dotti da sprinter e sono arrivato terzo, però sono molto contento. L'importante è tenere duro e che serve tantissimo il gruppo, infatti questa settimana sono stato qua a Gromo a allenarmi con la Forestale e infatti volevo ringraziare la Forestale che mi dà una grandissima mano e per questa settimana Luca Negroni che ci ha ospitato e un ringraziamento particolare a Antonio Giudice che mi ha fatto molta compagnia un giorno particolare.
Era una bella gara, non l'avevo mai fatta, la salita abbastanza impegnativa, direi corta rispetto ad altri che sono sempre sui 10, però è una gran bella gara, il problema è il caldo. Sono sempre stata brava in salita, sono sempre stata comunque nella nazionale a fare la salita, è la cosa che mi piace di più e quindi sono andata bene. Le altre l'hanno presa forse più come allenamento. Spero che ce ne siano poi altre, ovviamente, gli anni prossimi.